Buongiorno a tutti, carissimi lettori di Mobile Brand. So che vi aspettavate probabilmente in questo video una recensione di queste cuffie HyperX, ma purtroppo abbiamo avuto qualche piccolo rallentamento nei giorni precedenti e adesso vi spieghiamo perché. Allora, oggi siamo qui per fare un unboxing proveniente da Cooler Master, perché praticamente abbiamo avuto un piccolo problema con il mouse della Masterpiece Lite L. E adesso vediamo come ha risposto Cooler Master, mandandoci un Master Mouse Pro L. Bellissimo, siamo passati da un mouse entry level, diciamo, direttamente ad un mouse Pro. E ringraziamo sentitamente Cooler Master per questo oggettino veramente carino, 3 zones RGB Lightning, 16,7 milioni di colori, intelligent RGB, un mouse per ambidestri con grip intercambiabile sopra, ne scopriremo di più ovviamente nella recensione. Come stavo dicendo, appunto, abbiamo avuto un problemino che può capitare a tutti con la lente del mouse del Masterpiece e di conseguenza abbiamo rispedito indietro il mouse, che non so se fosse difettoso perché per 15 giorni è andato perfettamente e poi ha cominciato a muoversi a scatti, quindi può anche essere che abbia preso una botta, non che io ricordi, ma comunque Cooler Master ci ha risposto in questo modo. Vediamo se la scatola si apre lateralmente per farvi vedere. Sì. Spero che il riflesso vi permetta comunque di vedere questo mouse. Cerco di avvicinarvelo, non lo so, proviamo così. Spero che il riflesso vi abbia permesso di vedere qualcosa. È più grande, molto più grande rispetto a quello della Masterpiece, ma non sembra enorme e questo già mi piace. Allora, ha 4 livelli di DPI settabili, 400, 1200, 4000 e 12000, ma poi a quanto avevo letto praticamente con il software, dovrebbe esserci un software che vi permette di settare i DPI a step da 100, cioè 100, 200, 300 eccetera eccetera, fino a 12000, ma ve lo confermerò ovviamente dopo averlo provato. E adesso, se non vi dispiace, vado a provarlo, vado a provare un po' i primi settaggi, così riesco anche a fare la recensione delle HyperX finalmente. Ringraziamo ancora sentitamente Cooler Master per questo oggetto Pro, sono estremamente curiosa di provarlo, infatti adesso correrò immediatamente ad attaccarlo, dove purtroppo in questo momento c'è uno spazio vuoto lasciato da un mouse che già mi piaceva tantissimo e sono certa che questo mi farà letteralmente impazzire. Vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video e vi invito ad iscrivervi al canale perché stiamo preparando video anche molto molto grandi. Faremo anche un unboxing con costruzione di ben due cose, quindi continuate a seguirci su Mobile Brand.